un consiglio regionale straordinario perché il governo Marsilio esca allo scoperto e finalmente ci dica cosa vuole fare sul grande tema del corridoio europeo e la cosiddetta trasversalità Tirreno-Adriatica che può mettere al centro un'idea e una visione di sviluppo per la nostra regione. Se necessario anche spostando l'autorità portuale per quanto riguarda i nostri porti a Civitavecchia, investendo sui nostri porti e sulle linee ferroviarie e ovviamente l'autostrada, garantendo quell'intermodalità necessaria che oltre a far trasportare passeggeri può mettere in connessione la penisola iberica e quella balcanica facendo viaggiare le merci. È così che si può costruire un pezzo del futuro e scommettere sullo sviluppo della nostra regione, mettendola al centro di un grande corridoio europeo, e fino adesso le risposte del governo Marsilio sono state largamente insufficienti. Noi chiediamo, con questo Consiglio regionale straordinario che avrà una delibera di impegno verso la Giunta regionale, che si raccolga l'appello di tutte le forze sociali ed economiche di questa regione. Per la prima volta è un Consiglio regionale che è una larghissima richiesta, 14 consiglieri regionali, 7 consiglieri regionali del centro-sinistra, 7 del Movimento 5 Stelle, che chiedono a Marsilio una parola finale sul punto, sì o no, con tutti gli atti conseguenti per mettere al centro la nostra regione di un asset di sviluppo molto più grande di noi e che può dare veramente futuro alla nostra terra.